Mr. Jerry Selfie. Allora, benvenuti al video conclusivo dell'arte dello sterminio, la pagina di Facebook e anche vari video correlati su YouTube hanno documentato dal 18 di luglio del 2019 fino ad oggi, 1 novembre 2019, festa di Tutti i Santi. Non avevo previsto che si concludesse l'arte dello sterminio il 1 di novembre, il giorno di Tutti i Santi, perché coincide con una data nel 1993 quando esordì con una trasmissione che si intitolava Messaggeriamo, che andò in onda su Telemare per 6 mesi. Iniziamo il 1 di novembre con uno special sui cari estinti che colpì al cuore molte persone. Allora, ovviamente rimasero molto storditi perché era una tale novità che non erano ancora pronti, ma forse non lo sono neanche adesso, anche se un po' la cosa è cambiata. E per cui non potevo immaginare, quando è iniziato il 18 di luglio, dopo aver vissuto l'esperienza del funerale di un mio cugino, che mi ha scatenato una serie di sentimenti, ci tengo a precisare, sentimenti, non pensieri, perché mi ero accorto che all'inizio molte persone, ma ancora adesso qualcuno travisa questo sterminio con un momento di mia defiance personale, diciamo di crollo psicologico, di protesta esasperata, e lo capisco, perché se uno fa 2 calcoli e per esperienza ricorda che si attinge dalla testa in quei casi lì, non può che pensare in quel modo. Ma nel mio caso è stata una cosa ponderata che è cresciuta nell'arco di giorni, questa esperienza, che per come sono abituato personalmente a vivermi la mia presenza nel presente, che continua ad andare avanti nella mia vita fino al giorno in cui scoprirò quale sarà il punto finale, magari sarà fra un respiro, se dovesse succedere, colgo l'occasione per dire che sono stato molto contento di aver avuto un ruolo di protagonista nella mia vita e di averlo sostenuto, difeso, affinato, conosciuto, frequentato. Forse il meglio che ho potuto non è esatto, perché so che potevo fare molto, molto, molto di più, no? Ma però, siccome questo viaggio nella conoscenza è un viaggio vero, inutile fare finta, no? Ho seguito la realtà della mia sete interiore, che mi ha portato a riconoscere quali sono le cose da seguire nella mia vita se voglio essere soddisfatto di me stesso. Non soddisfatto perché ho raggiunto degli obiettivi, perché quella è una trappola dalla quale, grazie alla conoscenza, mi sono uscito già da diverso tempo. Cioè, non delegare il mio stare bene, il mio essere soddisfatto di essere vivo a un obiettivo raggiunto, perché nel frattempo tu sei in pausa dal godere di quella cosa lì, no? E non va bene, non va bene. Però, tornando al discorso dell'arte dello sterminio, che appunto è iniziato, diciamo, mi sono scritto alcuni dati, giusto per non perdere troppo il filo, anche se poi andrò un po' a braccio. Il 18 di luglio del 2019 è iniziato lo sterminio, il 1 di novembre 2019 finisce. E finisce con questi dati. Le opere condannate complessivamente, a parte le intoccabili, erano 26. Di queste 26 opere condannate ne sono state distrutte inizialmente, quando sono partito con questa esperienza, che sono partito proprio con la convinzione di distruggerle. Di distruggerle per quale motivo? Perché volevo attirare attenzione sul progetto del lavoro che sto facendo, colpendo al cuore le persone, dal momento che per le vicissitudini che sono tuttora in atto, le controversie legali con la polizia municipale, che vedremo che conclusione porterà,
Ma comunque delle 26 opere condannate ne ho distrutte 7. Dopodiché mi sono accorto che l'impatto che aveva avuto sulle persone, effettivamente, questo colpire al cuore con il dolore, perché mi sono accorto che veramente è un'immagine potente, distruggere un'opera che è costata tanto tempo, tanta attenzione, tanta cura per farla, come un essere umano, no? Perché gli esseri umani quando vengono ammazzati, quando si commettono gli omicidi, dà così fastidio? Perché c'è stata così tanta cura, no? Nel far crescere un essere umano da zero fino al momento in cui è stato ucciso, dalla vita stessa, dalle persone che gli hanno vissuto accanto, tutto quanto, che ucciderla suona stonatissimo dentro il cuore di un essere umano che è un attimo potabile, minimo potabile, strinse il cuore. E queste opere d'arte hanno avuto la possibilità di colpire al cuore. Da una parte è stata un'esperienza dolorosa per chi la vede tuttora nei video, no? Dolorosa tra virgolette, no? Nel senso che non è che ti fa sanguinare, non è che ti fa venire delle malattie, eccetera. Però ti colpisce, ha colpito. E io non è che avessi una strategia con degli obiettivi da voler raggiungere, sapevo solo che volevo seguire questa esperienza dove io, per circostanze varie, la lotta con la polizia municipale, il fatto che mi impediscono di lavorare, che mi stanno creando un danno economico, che sono costretto a chiudere il negozio perché non posso esercitare il mio lavoro professionalmente, in più in un momento economico così grave che però io avrei potuto gestirmela in un modo che non posso dire com'è andata perché mi hanno impedito di lavorare con gli strumenti che io ho lavorato con cura da tanti anni a questa parte, no? E per cui, per una serie di circostanze, di cose, mi ero reso conto, seguendo questa esperienza, che dovevo solo fare uno sterminio per fare da specchio riflesso, dare all'opinione pubblica che sta dormendo, se gli dice guarda mi hanno tolto, mi stanno togliendo i miei diritti naturali ad esprimermi, non solo a me ma a qualsiasi persona, il messaggio non passava, non passa, non colpisce nel cuore, non fa scattare l'indignazione. Il vedere distruggere delle opere d'arte ha colpito nel segno, ha bypassato la zucca ed è andato direttamente nell'istinto, quella regione che ci salverà, perché noi ci salveremo grazie al nostro istinto, perché ritorneremo in connessione con il nostro istinto. E questo è esattamente lo scopo del lavoro che io sto facendo. Il mio piccolo contributo è dare un apporto a far sì che si possa affermare sempre di più questa cosa, di essere in grado di non farsi sfuggire la propria vita, di essere contenti di essere al mondo e di vivere una vita per come deve essere vissuta e non per come pretendono delle persone che non sentono nulla con te, che tu debba vivere o sprecare la tua vita perché fa comodo secondo le opinioni di qualcuno, invece di prendersene cura come la legge divina vorrebbe, come ogni capo che una legge naturale fa eleggere dal popolo attraverso quell'istinto di massa, attraverso quella psicologia di massa. Quel capo deve automaticamente, non per obbligo, ma perché è nella sua natura, occuparsi del popolo, di far sì che le cose vadano al meglio possibile, non peggiorare le situazioni là dove la vita ti crea anche dei disagi, ma ti ha dato anche gli strumenti per superarli e riuscire ad ottenere il comfort nonostante gli elementi avversi, no? Ma tornando un po' al fatto dello sterminio, allora delle 26 opere condannate, 7 sono state distrutte, ma 11 opere sono state riscattate. È stata riscattata una Dolce Vita, una Sangiovesa, una Cicciolina, una Solaris, una Davida. Non so quale delle due, oppure se dallo scanner interdito che ho fatto dalla Davida, perché ho avuto la sorpresa di, grazie allo sterminio, il video dello sterminio che parla dello stronzetto, di risentire Silvio Bartolotti.
E mi ha fatto un gran piacere sentirlo, perché ho sentito che quell'amicizia di fondo che ci lega era ancora viva. Era come se ci fossimo lasciati 5 minuti prima. Infatti l'ho trovato anche molto bene. Pure al di là di questo, io non lo so se le belle parole, le intenzioni che ho visto e anche l'urgenza che ho visto in lui, che mi ha detto che vuole realizzare la scultura della Davida in bronzo in un posto in centro di Ravenna che conosco già da allora, e gli fece un bozzettino in scultura che mi ha detto l'ho ancora nello studio, adesso ha detto che lo vuol fare. Al di là di questa bella notizia che mi permetterà di avere dei soldi corposi per poter continuare a lavorare nel mio progetto, so che può anche non realizzarsi, cioè è come con Locrest, ha fatto vedere un bellissimo posto, ha detto sì, potrebbe andare bene, perché come possibilità era possibile, ma di fatto non si è realizzato. Con Silvio può succedere la stessa cosa, senza che si rompa l'amicizia, però so che con Silvio, perché lo conosco molto bene da tanti anni, so che cosa ha in testa, so che cosa ha nel cuore, lo percepisco in quella forma sufficiente per poter valutare una persona se degna di considerazione nell'ascolto e nelle azioni o meno. Siccome lo conosco, so come sono combinati vari elementi, con lui si potrebbe veramente creare in pochissimo tempo la situazione che questi famosi tre Colossei, che tutta la volta che lo dico la gente trema, quando sente dire oh tre Colossei è impossibile farlo, tre Colossei cosa sarà mai? Sono tre palazzine, ne costruiscono tutti i giorni in tutti i posti e spesso sono mostruose, brutte, verranno buttate giù, si costruiranno tre palazzine ma messe in un contesto diverso dalla geometria che è stata usata fino adesso, ma soprattutto con l'arte che io, grazie al talento che la vita e il mio creatore mi ha dato, posso abbellire, posso far diventare un posto meraviglioso dove le persone potranno frequentare e sentirsi a casa loro. Non si sentiranno ospiti che devono stare in punta di piedi perché rovinano le cose che toccano. Perché l'arte è importante, l'essere umano no. E qui è il contrario. Nel mio monumento dedicato alla pace, l'essere umano è il valore più importante e tutta l'arte che ci sarà lì è al servizio dell'essere umano, per farlo stare comodo come comfort, per farlo stare bene come alimentazione e per nutrirlo bene come informazioni per la psiche, che deve fare i conti con questo mondo qui, ma che non collimano con i conti che noi facciamo costantemente fino all'ultimo respiro, con quella sete esigenza che abbiamo dentro di noi, che finché non smette di frignare, noi non possiamo far finta di niente, far finta che non ci sia. Quel dolore lo senti, quella mancanza la senti, ed è un bene che sia così. Perché se ogni essere umano e ogni essere umano sente la sete di felicità, sente la voglia di starsene bene nella sua vita, in pace, semplicemente tranquillo, ad esistere e fare le cose che gli piacciono, che non sono crimini e che non devi aspettare il benestare, il permesso di qualcuno dall'alto che non è il creatore ma è un intruso, un mafioso, un rubavita che si mette in mezzo fra il donatore e quello che ha ricevuto il dono. E lo può fare solo perché tu, manipolato, ipnotizzato, non ti rendi conto di come sei messo e spendi il potere del tuo sì o del tuo no nei confronti di quella cosa, di quella vocina interiore che vuole semplicemente il tuo malessere e che fa il suo lavoro benissimo. Creatore l'ha costruito quel congegno, ha messo dentro di noi il massimo del piacere, il massimo dell'apprendimento, il massimo di quello che puoi ottenere, della prosperità, della pace, della gioia, del potere del fatto che succedono o non succedono le cose, le ha messe dentro di te, ma ha messo dentro di me, di te, di ognuno di noi, anche il nemico più grande, che combatte con te finché tu non possa realizzare quella cosa lì. E questa arte dello sterminio, in questo riunirmi
rifugiarmi in questo mio piccolo paradiso dal 18 di luglio fino adesso è stato molto importante, perché quel nemico interiore che è sempre con me, e beh, ha avuto il suo bel da fare per essere messo in riga, non tanto da me, ma dalla mia scelta di frequentare di più quella presenza divina che è dentro di me, che io trovo sempre di più squisita, impareggiabile, e che non ne posso fare a meno, che è veramente la mia droga perfetta che trovo dentro di me. E per cui tutto il lavoro che io faccio è condizionato, è bagnato, è viziato nella maniera buona da questa soddisfazione che ho trovato nella vita. E cosa voglio fare per il resto della mia vita? Celebrare questa cosa qui, con l'arte, costruendo un monumento in un edificio fisico dove la gente può entrare e vivere la propria vita staccata da tutti i legami, da tutte le deformazioni, da tutti gli abusi, da tutte le privazioni che ingiustamente ci fa il sistema, facendoci credere che è giusto così, di meglio non si può fare. E invece si può fare come? Perché lì di meglio non ce n'è assolutamente. E adesso è un momento magnifico, perché l'essere umano si è accorto che adesso basta, adesso impossessiamoci della nostra vita. Non lo dico solo io, lo dicono tante persone. Stamattina guardavo un video su BioBlu di due personaggi che presentavano un libro che si intitola Dall'Homo Sapiens all'Homo Ridens, che in base alla loro esperienza personale si sono accorti di una malattia grave, il classico tumore, che avevi la scadenza di morte a breve, guarito. E quello che poi ha scoperto dopo, questo per dire che le malattie, quando vengono nella nostra vita, o i problemi quando vengono nella nostra vita, non vengono solo per toglierci le cose, ma vengono per farti crescere, per farti comprendere quanto è importante che tu abbia una vita a disposizione e che tu ne sei il duce. Tu puoi dire sì o no nella direzione nel quale vuoi far andare la tua esistenza, comprese le emozioni che muoveranno quelle scelte lì. Tu hai il potere di dire sì e no. E il conoscere questo potere è una cosa fantastica. Tornando un attimino al video di questi due personaggi qui, nell'insieme del progetto che hanno presentato a BioBlu, proprio lo vedevo, cioè c'è quella consapevolezza di rendersi conto che la vita che noi possiamo vivere è tutta un'altra cosa, che noi siamo veramente gli artefici anche delle nostre guarigioni, semplicemente essendo coscienti di noi stessi. Anche loro, a loro modo, danno il loro contributo. Anche loro, a modo loro, usano l'arte per raccontare meglio il messaggio di che cosa significa essere vivi e spendere questa vita cosciente al meglio per te. Non con la conoscenza, perché come dice Prendevato, la conoscenza la puoi usare per il bene o per il male. Ma quando tu hai una conoscenza, con la saggezza che hai, utilizzerai quella conoscenza per il bene del tuo cuore, dell'essere umano, dell'umanità, di chiunque. E questo è quello dove noi dobbiamo andare, non con le ideologie, ma con un'esperienza. Un'esperienza ci condurrà sempre di più nel regno della nostra libertà. E io seguire questa esperienza è l'unico sport di cui mi occupo adesso. Che più che uno sport è la mia vita, la mia amante, è il mio scopo. Ho una ragione ben precisa da svolgere in questo mondo qui, avere cura della mia vita, che non me ne scappi nemmeno un pezzettino là dove io vedo, perché è prezioso quel pezzettino lì, contiene tutte le informazioni che ho bisogno di incontrare, conoscere e crescere, perché vivere così è veramente entusiasmante. Per cui arrivati adesso, perché adesso proprio voglio chiudere, arrivati adesso, questo è il candelone che accesi allora, che ho acceso anche adesso, bello che dicevo in questo video qua, no? Che
dall'energia oscura, un vortice, raccoglie queste cose, queste energie che noi non vediamo a occhio nudo e la fanno diventare materia in questo mondo qui, un vortice, una spirale, come questa scultura qui, che io ho fatto senza sapere che era simbolicamente la forma della evoluzione che ci sta accompagnando, credo, dall'eternità. Quella cosa ciclica che parte, ritorna su se stessa, ma un gradino sopra, un gradino sopra. È un salire, è un salire, è un salire, perché nel salire c'è la crescita, nel salire c'è la gioia, c'è il rinnovamento della vita che ti viene data di un respiro. Ti è piaciuta? Sì, te ne do un altro. Perché il tuo cuore lo desidera anche quando stai male, di essere ancora in vita, anche se è doloroso, anche se vorresti morire in qualche modo, però la tua vera consapevolezza dice no, la vita è l'unica cosa che ho, anche solo per poter avere gli elementi per soffrire per la mancanza di una persona che non c'è più, perché io credo che non ci sia più e mi do la punizione più grande, la separazione dal cuore, che in realtà non può esistere veramente la separazione dal cuore, moriremmo, non potremmo esistere se noi fossimo veramente separati dal nostro cuore, ma quello che noi crediamo e non conosciamo, ma crediamo, ha il potere di prendere quel nostro sì, quel nostro no e di farti credere che tu, come dice Kabir, pesce in mezzo all'oceano, dentro l'oceano, stai morendo di sete. E la cosa al santo Kabir lo faceva morire dal ridere. Bon, siamo arrivati alla fine del riscatto. L'obiettivo era colpire al cuore. Ho colpito le persone al cuore con il pathos, con il dolore, per fargli capire quello che stava succedendo a me, ma non solo per dire a me non è possibile, a voi sì, a me per dire a tutti. E questa cosa succede solo perché noi lo stiamo permettendo, e finché non ci alziamo in piedi e con dignità e pacificamente affermiamo l'esistenza della vita che ci viene regalata, donata e consegnata con l'impegno di prenderci cura del figlio che siamo di noi stessi, di evitare le cose dannose e di favorire le cose che fanno prosperare. Perché in questa confusione in cui stiamo vivendo adesso, noi prendiamo le cose credendo che ci fanno prosperare, in realtà sono le cose che ci stanno rubando la vita. Comunque l'obiettivo era colpire al cuore per dimostrare che cosa stava succedendo, per poter mantenere in questo momento difficile economicamente, legislativo, di abusi e tutto quanto, mantenere vivo il progetto di realizzare il primo monumento alla pace del mondo, perché li faranno. Faranno tanti di quei monumenti alla pace da qui al tempo che verrà avanti, e sono contento che si arriverà a quel momento lì. Ma adesso che lo sto proponendo per la prima volta, suona come una cosa, boh, cos'è? Mi ricordo un po' Ricci Curbasto, Gregorio Ricci Curbasto, e poi veramente chiudo. Il matematico di Lugo di Romagna, che ha fornito la matematica al fisico teorico Einstein affinché lui potesse dimostrare la teoria della relatività. Senza la matematica, che lui non conosceva e non aveva, che gli ha fornito Ricci Curbasto, non ha potuto matematicamente dimostrare la sua teoria della relatività, che poi si è dimostrata anni dopo che era esatta, perché aveva una matematica di fondo che la sosteneva. Questa matematica l'ha fornita Gregorio Ricci Curbasto, che nessuno conosce, che è la metà del contributo della teoria della relatività, ammesso che non abbia pecche, no? Bene, lui, quando andava nei concorsi di matematica e i matematici che lo dovevano valutare gli faceva vedere
i suoi calcoli, i suoi tensori di Gregorio Richard Curbastro, che sono stati fondamentali per la matematica appunto che ha dato, eccetera, non sapendo che cos'era questa roba, non la capivano assolutamente, e guardando il tipo non è che dicevano noi non la capiamo, ma forse questo ne sa più di noi, non dicevano così, non dicevano forse dobbiamo sforzarci di crescere un po' noi, di arrivare noi al suo livello, no, hanno detto non lo capisco, allora siccome io sono il giudice, io sono il top della verità che può valutare, non ti capisco, tu non vali un cazzo, e non l'hanno mai premiato perché non riuscivano a capire che cosa stava dicendo, perché erano tempi ancora non pronti. Io mi ritrovo un po' nella stessa situazione, dicendo che voglio fare un monumento dedicato alla pace, la gente fa e li capisco, ma perché non hanno la possibilità di vedere la visione che io ho di sapere che cos'è questo monumento dedicato alla pace, non nei dettagli, nel suo insieme. E vi assicuro che sarà un posto divertente, assolutamente non noioso, non necessariamente rumoroso, avrà vari momenti, sarà aggregante, dove si potrà ascoltare persone che parlano della vita, delle cose importanti da conoscere, dove sogno di invitare anche Prerabat a parlare della pace che ci portiamo costantemente dentro di noi e che per il semplice fatto che non conosciamo ci sfugge il tesoro più importante che siamo in grado veramente di catturare, veramente la caccia al tesoro che si può realizzare. Bon, penso di aver finito e lo sterminio è terminato, ed è terminato, ecco, no, devo aggiungere questa cosa qui perché uno potrebbe capire che è terminato perché ho conosciuto Silvio. No, è terminato perché insieme a Silvio ho capito che in questo momento, se io dovessi chiudere questo negozio qui e ritirarmi in un piccolo spazio, tipo tornare a casa da mia sorella o da un'altra parte, non lo so, sarà sufficiente che io mi ritiro in una stanza a studiarmi bene Blender, il software per modellazioni in 3D, film in 3D, 2D, animazioni, videogiochi, quelle montaggi video, eccetera, perché io con quello strumento, con la padronanza abbastanza ampia dei vari strumenti che offre questo Blender, sono in grado di poter raccontare la storia del monumento dedicato alla pace usando anche i film, perché il cinema, l'immagine è molto importante nella propaganda, la usano quelli che ci stanno infinocchiando nei film, nei media, passano dei messaggi che sono esattamente il contrario di quella che è la realtà e di cui noi abbiamo bisogno, per cui con lo stesso strumento, col cinema, con l'arte, con la comunicazione, darò i messaggi corretti, che a differenza degli altri, a parte che entrare nelle emozioni mentali, entreranno direttamente nell'istinto e lì attecchierà quel seme che quando cresce lui tu gli vai dietro e sei sempre più salvo, se desideri essere salvo. Se desideri essere schiavo, continua così, non stai sbagliando nulla. Io invece mi ritrovo ad essere uno che non accetta la schiavitù là dove ha il tempo e lo spazio per combattere in difesa del diritto che mi è stato divinamente regalato, lo faccio. E sono contento di farlo, di non dormire. Per cui lo sterminio finisce perché il progetto andrà avanti. Questo è il succo della situazione. Andrà avanti da solo, non mi sentirete per un po' di tempo, fa niente, tanto non è che mi cagate molto e non è importante, e sono straconvinto, straceto che tutto succede per il meglio, per cui anche il fatto che io mi debba eventualmente chiudere in uno stanzino e far uscire la prima goccia completa di quello che voglio fare, se è così che deve essere, sarà così. Se invece dovesse quagliare con Silvio, sono già aperto, pronto, eccetera. Ma non ho nessuna aspettativa o desiderio che succeda qualcosa di queste cose qui, ma desidero stare attaccato a quel presente, che qualsiasi cosa io vedo fuori è sempre una proiezione,
una proiezione, mentre la mia vita non è una proiezione, la mia vita è una realtà. Io esisto in tutte le dimensioni, in questo mondo, e anche quando dormo e vado in coma, esisto anche lì, anche se non ne ho coscienza quando ritorno qua. Finito, vi saluto e l'arte dello sterminio finisce qui. Magari, se tutto va bene, racconterò se con Silvio o se in altre situazioni può nascere il costruire questo mio monumento in un posto fisico, vi avviserò là dove avrà senso farlo. Se no, per il momento qui finisce lo sterminio. Ah, sono molto contento delle persone che hanno riscattato le sculture, molto contento, di tutte quante. Poi per ogni persona ho qualcosa di speciale che è mio personale. Buona vita a tutti e si salvi chi può. Messaggeri, selfie! Amo, messaggeri amore!